È un vero signore distinto e riservato. È un giocherellone e un simpatico pasticcione. È tenero e permaloso. È astuto e ingenuo. È dolce e grintoso. È tutto questo e molto altro ancora. Ma non è un cartone animato e non deve essere un giocattolo da acquistare sull'onda di un successo. Lui è un cane. Anzi, un grande cane. È un essere intelligente, sensibile, con un carattere forte che può mostrare lati decisamente pepati. La realtà è quella di un cane che ha un bisogno vitale di compagnia umana e che non può vivere da solo in giardino. La realtà è anche quella di un cane così intelligente che riesce a sembrare tonto ogni volta che non gli va di obbedire a un ordine. Le capacità di recitazione del dalmata sono sorprendenti. Sa fare il sordo, l'offeso, il morto di fame. E arriva ad interpretazioni degne di un Oscar pur di prendere per il naso i compagni umani. Questo cane mostra le sue vere doti solo a chi riesce a comunicare veramente con lui. In questo caso non solo ci rivela la sua intelligenza imparando anche gli esercizi più difficili, ma arriva a rapportarsi con noi in modo più umano che canino. Il padrone ideale per un dalmata è una persona attiva e dinamica come lui. Non è un cane molto adatto agli anziani e neppure ai bambini piccolissimi, a meno che i genitori non siano molto abili nell'educare il cucciolo umano a essere sempre gentile e delicato nei rapporti col cane. Come nasce? Da dove origina questo cane così diverso da tutti, sia nell'aspetto che nel carattere? Non si sa molto, purtroppo, della sua storia antica. L'unica cosa certa è che non nasce in Dalmazia, perché i primi esemplari arrivarono in Jugoslavia solo negli anni 30, importati dall'Inghilterra. Cani maculati sono invece rappresentati nell'antico Medio Oriente, in Egitto e in Grecia. Secondo alcuni autori, l'origine più probabile sarebbe quella medio orientale. Da qui la razza sarebbe passata in India e quindi in Europa al seguito degli zingari. Il dalmata è un cane dal caratteristico mantello a macchie. È forte, muscoloso e attivo. La sua linea è armoniosa. Non deve mai essere grossolana né pesante. È capace di buona resistenza e di grande velocità. Il carattere è aperto, socievole e cordiale. Non deve essere timido né diffidente e neppure pauroso o aggressivo. Una cucciolata di dalmata è uno spettacolo davvero impareggiabile. Verrebbe voglia di portarsela tutta a casa. In realtà ci renderemo conto ben presto che basta un solo cucciolo a riempirci la casa e la vita. Ma attenzione a scegliere quello giusto. I cuccioli dalmata nascono completamente bianchi. Le macchie compaiono solo dopo una decina di giorni e si evidenziano dopo un paio di settimane. Inutile dire che questo è un periodo di grande aspettativa per l'allevatore, perché la bellezza e la correttezza delle macchie sono basilari per la futura carriera del cane da esposizione. Se a voi non interessano i ring, potrà capitarvi di trovare in allevamento un ottimo cucciolo con macchiatura imperfetta. Questo non toglie nulla alle sue qualità come cane da compagnia, ma può ridurre sensibilmente il suo prezzo. Con gli altri cani, il dalmata è abbastanza pacifico, anche se cani dello stesso sesso, specie se maschi, non si trovano mai troppo simpatici. Il dalmata è un cane robusto e particolarmente longevo. Molto spesso raggiunge e supera i 15 anni di età, mentre la media canina è di 12 anni. Garantirgli una vita sana e felice, però, è compito nostro. Il dalmata, contrariamente a quanto si crede, non ha esigenze alimentari complicatissime, però bisogna usare una certa accortezza. Il dalmata è capacissimo di rendersi utile se gliene diamo la possibilità. Se un tempo è stato il cane dei pompieri e delle ambulanze, oggi può essere un ottimo guardiano della casa, poiché la sua vigilanza è molto alta e può essere il nostro accompagnatore difensore durante escursioni a piedi o gite in bicicletta. Avrete ormai capito che il dalmata è un cane davvero speciale e non solo per le macchie. Forse le macchie sono state le prime a colpire la vostra immaginazione, ma dopo aver passato qualche tempo al suo fianco, parlerete soprattutto del suo carattere, della sua personalità, del posto d'onore che si sarà conquistato all'interno della famiglia.